Alessia Piccione, promotrice del Carnevale a Francofonte. Eco Carnevale a Francofonte, un'idea alternativa, un'idea nuova nata dalla comunicazione tra più associazioni locali a Francofonte. Moviti Fermo, un'associazione culturale Sicilia Antica, 8 marzo, e l'associazione Mille Papaveri Rossi, l'associazione genitori. E che cosa c'è di nuovo quest'anno? Quello che è di nuovo è che il Carnevale ha voluto abbracciare due aspetti. Un aspetto allegorico, allegro e goliardico, come tutti i carnevali, ma l'aspetto più importante è stato l'aspetto ecologico e del rispetto dell'ambiente, nel senso che appunto il nome nasce da Eco Carnevale, vuol dire che tutto quello che abbiamo utilizzato per la sfilata sono materiali riciclati. Abbiamo utilizzato più di 5.000 bottiglie di plastica, latte di olio, contenitori di latta, plastica, copertoni, ferro in disuso. Praticamente abbiamo fatto tutto dall'A alla Z con materiale riciclato. Lei che cosa rappresenta con questo vestito? Il mare pulito, non inquinato ovviamente. Il mare che invade la città. Bellissimo! Fatto di sacchi di spazzatura e stoffe vecchie unite assieme. Semplice, economico, ma d'effetto, penso. Il mio vestito è un vecchio vestito da cerimonia che è stato recuperato, abbellito con qualche fiore preso da bomboniere vecchie, e un po' di tulle e le ali. E qui sto vedendo una bella fragolina. Sì, io rappresento l'associazione Mamme, l'associazione Genitori, Enrico Fermi e Dante Alighieri. Abbiamo partecipato all'Eco Carnevale, ci siamo fatti vestiti come meglio abbiamo potuto. E siamo qua. Io ho lavorato per 2 settimane sopra 2 copertoni per farli diventare 2 pappagalli. Sono molto orgogliosa di tutto quello che abbiamo fatto.